Allora Alfredo, innanzitutto quel colpo che hai preso alla fine era un colpo, vero, ti sei fatto male sul serio? Sì, vabbè, ma ora non sento niente, non sento niente più. Beh, è stato, dovevamo dare tutto fino alla fine, infatti io fino alla fine, cioè, non lo sapevo il risultato del culo. Poi alla fine ho visto tutti festeggiare. Come non sapevi? Ti no, io non lo sapevo per fine della fine, però sono contento. Senti, ma ti aspettavi un gol così incredibile di Marco oggi, in una partita così importante? Ma, No, vabbè, lui ce l'ha, che in area lui ci arriva sempre, però non fa mai gol. Stavolta anzi ha fatto il gol più importante della stagione. E anche molto bello, tra l'altro. Quindi sono contento, ma togliendo il gol, lui ha fatto una grandissima partita contro due giocatori comunque di categoria superiore. Se lo mette perché è migliorato tantissimo quest'anno. Segni spesso? Io ho fatto gol lì, con salvezza, non bene così quest'anno. Ma contento di questi due, ma contento. Che salvezza è stata? No, è stato un po' un miracolo, nessuno se l'aspettava. La prima presa l'ho già salva, ha squadrato tutto. Siamo contentissimi, ancora non ci crediamo a quello che è successo. Questa squadra, come abbiamo sempre detto, ha delle ottime qualità. Anche grazie a Alfredo che ci ha salvato il culo parecchie volte quest'anno. Siamo tutti contenti anche per lui, ha fatto un ottimo campionato. Poi ringraziamo comunque i due più vecchi, Andrea e Mimmo, che ci hanno aiutato tantissimo. Un bel gruppo, abbiamo fatto bene, abbiamo lavorato sempre e siamo contenti. Tutto qua. Marco, ma qualche sofferenza? Qualche sofferenza, ma nel calcio ci sta, bisogna soffrire, siamo giovani. Ci sarà sicuramente di lezione quest'anno, perché possiamo fare di tutto, l'abbiamo dimostrato. Abbiamo giocato contro squadre che erano prime, seconde e terze in classifica, dove ce la siamo sempre giocata. Forse abbiamo perso i punti più studi proprio con quelle dove dovevamo fare il risultato. Quando dovevamo essere a questo punto, beh, adesso possiamo invece dire. Con le partite sempre di competenza ci siamo sempre giocati.